fatto all'inizio. Abbiamo due approfondimenti oggi sul nuoto. Il primo l'abbiamo ascoltato, realizzato dalla nostra Emanuela Valente. Il secondo lo ha realizzato invece il nostro Max Cannalire, che con il contributo di Christian Zicche, direttore del sito swimbeats.it, ha fatto il punto sui campionati europei di pallanuoto che hanno visto l'Italia arrivare fino in fondo, ma purtroppo senza ottenere medaglie. Sport Academy. Bentrovati agli amici appassionati delle discipline acquatiche. Trattiamo i diversi argomenti con il direttore di swimbeats.it, Christian Zicche. Bentrovato. Bentrovato a te, buonasera e buona acqua a tutti. E allora, con questo auspicio, tra il mare e le piscine, tra le località di montagna e soprattutto quelle sedi delle competizioni, siamo a pochi giorni dai campionati di Europa di Glasgow. Con quali auspici si avvicinano, direttore, alla competizione le diverse compagini azzurre? Allora, innanzitutto permettimi di fare una prefazione, ci tengo molto, perché volevo mandare un mio pensiero solidale alla discobola azzurra che ha subito quell'aggressione a Moncalieri a Torino, sì, ieri, perché credo che sia giusto che noi, tutto il mondo dello sport, dica una parola forte a proposito di questo. Ovviamente non è un fatto che è accaduto durante una competizione, dobbiamo dire, questo è un fatto, diciamo così, di violenza gratuita, però penso che, visto che è stata colpita un atleta, anche mi risulta di valore, perché se non erro confortami in questo, dovrebbe essere la quarta migliore discobola italiana, esatto. E beh, questo deve fare molto riflettere, quindi il mio abbraccio va a lei. Detto questo, il progetto europeo è un progetto importante, perché come tu sai venerdì partono questi benedetti europei, che sono un po' come abbiamo già detto in precedenza le gare del condominio di casa nostra. L'Europa è condominio casa nostra e noi siamo molto molto ambiziosi, usiamo questo termine. Oltre che poi le nostre chiacchierate di queste settimane, di questi mesi, hanno solleticato più di un collega e ho visto con piacere che cominciano a fare nomi che non siano quelli soliti della Pellegrini, di Paltrinieri, che peraltro saranno certamente ognuno a suo modo protagonisti di questo prossimo europeo. Tu credi che le conferme che abbiamo avuto dalle diverse manifestazioni stagionali trovino concretezza? Perché partono gli azzurri senza necessariamente la luce dei riflettori, ma con il conforto della costanza del rendimento dei singoli. Ma guarda, ormai quella che noi chiamiamo affettuosamente l'Ital Nuoto, che un po' rappresenta l'idea che l'Italia è diventata un paese guida a livello non solo europeo, dove appunto, diciamo, la nostra in modo importante, senza timori reverenziali nei confronti di alcuno, ma anche a livello mondiale. Ora, il dato che ti davo, cioè quello della presenza di nuovi atleti, nuovi giovani, che si presentano sullo scenario continentale nostro con ambizioni molto importanti. Avevamo parlato di questo gruppo di giovani donne, Margherita Panziera Ilandi ha cucinato tra le altre, che hanno ambizioni importanti, addirittura di medaglia d'oro. Ora, non sono solo loro, perché il panorama dei giovani, diciamo così, quasi il rimpiazzo, non è carino dirlo, ma è evidente che una vecchia generazione, a cui ormai appartiene anche Federica Pellegrini, che ha dato un contributo eccezionale, e in qualche maniera avevamo quasi paura, timore, che non fosse adeguatamente sostituita. Non è sostituita, perché la Pellegrini, tu sai, farà i 100 metri stile libero, poi stanno ancora discutendo o meno sulle staffette, ma insomma fa un tentativo in una prova, in una gara che non è sostanzialmente la sua, quindi mi parrebbe di dire che, a meno che, visto che la Pellegrini è una che ci dà sempre, fa sempre sorprese all'ultimo momento, riesca a elaborare la gara della vita, ma sui 100 metri stile libero sarà appunto una prova.
come dicevo a suo tempo, la Pellegrini l'aspetterò più avanti, magari con un ritorno clamoroso sui 200 metri di stile libero. Che non sarebbe male, come prospettiva a breve. Beh, penso che sarebbe un'operazione, diciamo così, di marketing acquatico molto interessante, perché non smetto, ma continuo, come disse, dopo il trionfo incredibile di Budapest, e adesso invece ci sono questi 100 metri. Lei si diverte? Beh, certo, però sai che il divertimento è paro a poi al piazzamento, perché se poi prendi la medaglia o giù di là, tutto va bene, al di là del colore. Poi dopo, quando incominci ad arretrare un po' di posizioni, ti diverti sempre di meno. Detto questo, parlando di quello che hanno scoperto i nostri amici e colleghi della stampa italiana, a seguito di quello che noi, non perché noi non abbiamo la sfera di cristallo, ma avendo la fortuna tutti i giorni di bazzicare il marciapiede, che poi non è il marciapiede ma il bordo vasca natatorio, avevamo detto che noi abbiamo... Il marciapiede farebbe pensare quasi male. Quasi male, no, ma è il marciapiede, bisogna andare su e giù, è quasi un lento peregrinare lungo le corsie. Abbiamo scoperto questo Miressi, questo Alessandro Miressi, che addirittura l'Avvenire l'altro giorno ha titolato l'erede di Magnini. Per le dimensioni, come ti dicevo a suo tempo, io direi che oltre che l'erede, e riuscisse a fare quello che ha fatto Magnini, io lo vedrei addirittura un po' più in là. Addirittura mi sono fatto delle strane idee io, e me ne prendo anche la responsabilità, nel senso che, sai, questo è un mondo dove dici, attenzione, questo potrebbe vincere l'oro, e come si dice, si toccano tutti quanti le parti basse. E invece il suo allenatore mi ha detto, no, noi siamo rivoluzionari anche in quello, puntiamo a tutto, puntiamo pure al record del mondo, che poi magari non lo fa adesso, certamente perché ha bisogno di esperienza, ma già il fatto che questo signore, che è un po' è paragonabile, ti do un'anticipazione, scriverò un editoriale fra qualche giorno parlando di lui e di Avatar, perché un po' si assomigliano peraltro, visti un po' da certe prospettive, non solo dimensionali, ma anche di capacità di esprimere una cosa che noi non abbiamo mai fatto, cioè quella di vincere, non dico un europeo perché l'abbiamo certamente vinto, non certo un mondiale perché quello l'abbiamo anche vinto sempre con il nostro amico Magnini, ma un'Olimpiade. E oltre questo c'è la famosa staffetta 4%, quindi i temi di questo europeo, tanto per farci le prime pagine e per, come dire, per esaltarsi all'italico modo del nuoto che vince, ci sono, ecco. Poi tutto può succedere, no? Ma normalmente io ho fatto una mia disamina, te la butto lì, più di 10 medaglie certamente e più di 5 medaglie d'oro, quindi mi sbilancio, mi allungo e mi faccio un bel tuffo. Quando lo hai fatto recentemente, la Zecchini ha risposto alla grande facendo un passo indietro. Sì, ma ti dicevo, non vorrei se poi passare per quello che c'ha il pendolino o la sfera di cristallo. La Zecchini era un'osservata speciale, perché fa un'altra specialità, le immersioni sono un'altra cosa, e la ricerca sempre continua del limite, ma c'erano tutte quante le premesse per arrivare lì dove è arrivato. Per quanto invece il nuoto di competizione è una cosa un po' diversa, nel senso che c'è un cronometro che ti pungola, ci sono gli avversari, ci sono situazioni particolari. Sono molti più i fattori che determinano poi l'esito e il risultato. Ecco, esatto. Poi la Zecchini, bontà sua, riesce a concentrarsi 3 ore prima. L'atleta lì per lì è subito messo dentro si trova in camera di chiamata, fa vedere il fisico, il pettorale, cerca di guardarli, un po' di spaventarli. Si scherzava appunto con Miressi, intervistato qualche giorno fa. E poi via, però insomma magari le gambe ti fanno anche un po' così perché la tensione c'è, però certamente quando sei consapevole dei tuoi mezzi, e poi sugli italiani, guarda, ha detto bene il direttore tecnico dell'Italia Butini, a noi piacciono le sfide difficili, è tutta musica per le mie orecchie, sfide difficili, dobbiamo andare lì e fare il risultato, perché noi abbiamo assolutamente bisogno di questo, anche perché questo è stato tra il non mondiale del calcio. E anche un po' ti dirò, e lì ho sbagliato io, le previsioni sulla pallanuoto, che poi non è andata a medaglia, ma ripeto, lo sport ci riserva anche queste sorprese. Parlavo del Sette Belle e del Sette Rose, che sono tornati dall'Europeo
a bocca asciutta. Capita. Allora, tendiamo curiose sia le gare della velocità che quelle del fondo e poi tracciamo le dovute misure per questi campionati europei di Glasgow che in terra scozzese vedranno, speriamo bene, concretizzare le aspettative italiane. Come sempre grazie, l'appuntamento è che con www.swimbiz.it e anche con i filmati, ho visto che ve la cavate alla grande con le interviste e con i diversi personaggi che riuscite a portare davanti alla telecamera. Sì, ci siamo sempre più orientati, oltre che alla parte scritta, per facilitare anche l'apprendimento natatorio di chi ci segue, perché sai, il tempo e lo spazio per leggere, purtroppo in questa epoca in cui si brucia tutto molto rapidamente, questa è un'analisi, diciamo così, prettamente giornalistica, è sempre meno, quindi con i video magari riusciamo a raccontare anche meglio, e anche i video brevi, però certo, cerchiamo di veicolare quella simpatia che c'è in questi campioni e speriamo sempre di fare delle giuste anticipazioni, così magari qualcuno dice ma quello l'avevo già visto su Inbizzo.it. Esattamente, ci sentiamo alle prossime occasioni, direttore. Con grande piacere tutto mio, alla prossima, caro Max. Sport Academy.